Allora, ieri ci avevi lasciato dicendoci che avevi proprio la curiosità di capire cosa poteva darti questa squadra. Allora mi dici cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto. Ma l'atteggiamento, grande atteggiamento, la voglia di soffrire, il sacrificio, anche nell'errore, nella gestione degli errori. E una partita difficile, l'hanno detto, la peggiore squadra che potessimo incontrare in questo momento, per noi che era la prima gara. E abbiamo vinto, cosa non da escludere, perché il risultato è importante. E poi ci abbiamo tanto da migliorare, ma questo è fuori di dubbio. Quindi sono contentissimo dell'atteggiamento. Perché nella sofferenza la squadra ha tenuto testa, ha tenuto stare in campo e poi ripeto, con tante cose da migliorare, però complimenti a tutto il mio gruppo. Altre due cose, l'intensità e la manovra. Ieri ci avevi detto, da questa squadra voglio intensità e manovra. Fino a che punto si sono viste? Troppo a tratti e a sprazzi, e però abbastanza evidente pensare di mantenere l'intensità e la manovra. Abbiamo sbagliato troppo, questo sì, abbiamo sbagliato troppo nel fraseggio, però siamo arrivati spesso in porta, insomma, 15 volte davanti al portiere, 15 tiri, situazioni che dobbiamo sfruttare. Questo sicuramente, questo già ci è capitato un po' nelle partite, insomma, la partita migliore su Tirol. Chiaro, quando si crea e bisogna buttarla dentro perché poi la partita prende una gara diversa, prende una situazione diversa. Però io sono contento perché il clima è giusto, l'attenzione è giusta, la consapevolezza della squadra è giusta, che ha saputo, insomma, si è reso conto della sofferenza, ha lavorato e ha tenuto sempre la testa giusta. Ecco, davanti la sensazione è quella che la squadra possa inventare sempre, invece dietro c'è sempre qualche scricchiolio. Allora ti chiedo, questione di meccanismi ancora da rodare, questione di preparazione, cos'è che magari non funziona in difesa? Ma in difesa, cioè, mi piace parlare di squadra, parlare solo di reparto è come dire, no, si fa il gol insomma è comunque la sovrapposizione, arriva il terzino, parte del. E quindi la squadra. Oggi in alcune situazioni non siamo stati molto chiari, ma non dipende esclusivamente dalla linea dei quattro solamente. Ciao Fabio, Ciao. allora te la immaginavi così, adesso che hai qualche parametro in più per valutarla, te la immaginavi così? Sei a quel punto dove pensavi di essere? Sei un po' più indietro? Ma vogliamo parlare di quelle percentuali, diciamo, l'altra sera, non lo Esatto. so, io credo. Io sull'atteggiamento non avevo dubbi. Quindi di atteggiamento di squadra, di voglia, di compattezza, di gruppo, e su questo forse mi hanno dato qualcosa in più. Perché la partita è stata molto sofferta, con ritmi che per noi erano praticamente fuori, siamo andati tante volte fuori giro, ma questo è normale. È la prima vera partita, per tanti erano 90 minuti, e l'abbiamo tenuti, perché nessuno mai aveva fatto 90 minuti nel mio gruppo. Poi, dal punto di vista dello sviluppo, secondo me dobbiamo molto molto migliorare, pur creando molto, ci siamo resi conto, però un po' più puliti, questo sì. In questo senso, per esempio, non è che serva un difensore veloce là dietro, te lo dico così, per come abbiamo visto dalla tribuna. Noi abbiamo. Gli obiettivi sono chiari, è inutile andare adesso sul discorso dell'individuare il ruolo scoperto. Certo, numericamente lì abbiamo il quarto centrale che è Riccardi, il nostro ragazzo validissimo, quindi effettivamente lì manca qualcosa. Però fino adesso anche Filippo, che l'avete conosciuto molto meglio anche l'anno scorso, e Mattia, io sono contento di Matteo, sono contento, hanno caratteristiche diverse, di fisicità. Chiaro, a tutti piacerebbe avere il difensore alto, forte, aggressivo e velocissimo, queste sono le caratteristiche. Però io sono contento del gruppo, poi vedremo fino al 31 cosa succede, ma sono contento di tutti quelli che ho a disposizione. Ganza è spietato. No, Sei colpito? no, non sono colpito perché l'abbiamo preso, cioè non è che ci è cascato qui dal cielo per caso, quindi sono scelte consapevoli. Che ha una grande facilità sotto porta, entrando anche in una posizione un po' defilata, ma di andare a concludere quello che è successo anche la partita sul Tirol, cross dalla destra e arriva a chiudere la porta. E bene, complimenti anche per chi è entrato, per Zuculini che ha dato forza, a tutti, perché veramente vi garantisco che non era semplice giocare 90 minuti contro una squadra molto molto più avanti di noi.
hanno già tanto che seguo il Verona che si sono disputate così poche amichevoli prima di una partita ufficiale. Ma questo l'hanno detto anche ieri, no? In conferenza stampa. Arriviamo praticamente dopo un mese di lavoro a una prima partita con le dimensioni di un campo grande, perché le partite abbiamo fatto alla Sines, il campo praticamente un 100x60. Anche questo ti crea comunque un disagio in una situazione di mantenere le distanze, tante volte fuori giro, in gestione della... Io dico, in questo momento bisogna dare un segnale forte all'ambiente, che la squadra c'è, che la squadra voglia di metterci su l'umiltà e la voglia di sacrificio. Io credo che il pubblico l'abbia apprezzato. Noi su questo, che dovremmo migliorare, non è evidente, è troppo evidente, ma i tempi sono giusti, le squadre si costruiscono col tempo. Sulla mentalità invece bisognava dare un segnale forte, e questo, di questo insomma sono convinto, che siamo sulla strada giusta. Senti, visto che ci hai giocato anche in mezzo con grandi squadre, Viviani, mi dici che momento sta passando? È un ruolo molto particolare, no? Probabilmente anche le voci di mercato, le situazioni che lo vorrebbero lontano da Verona. Cioè, come hai visto Viviani? Che cosa dici tu a Viviani, che può essere chiaramente anche il giocatore può forzare il salto di qualità a questa squadra? Io di Fede sono contentissimo. Considerate la stagione in cui veniva, ha fatto tutta la preparazione, non ha avuto mai un problema, non ha saltato mai in allenamento e oggi ha fatto 90 minuti. Cioè, la sua condizione, per il suo modo di fare, è stato un po' più rallentato, ma poi uscì dalla grande. Fede è un giocatore importante. Le voci di mercato, non lo so, per come lo vedo, per come si sta comportando negli allenamenti, non credo che l'abbiano condizionato. Che poi vogliamo parlare degli errori tecnici, ma chi gioca in quel ruolo, che vuole giocare tanti palloni, è evidente che è soggetto a degli errori. Fede, atteggiamento perfetto.